Allora, ci occupiamo di un altro prodotto di eccellenza del nostro territorio, dell'agro nocerino sarnese, che ha tanti, diciamo, aspetti negativi, cioè questi aspetti positivi, forse l'unico territorio, lo ricorda ai politici, lo ricorda agli addetti dei lavori, che ha tre prodotti, due già riconosciuti DOP e il terzo in via di riconoscimento alla Comunità Europea, sarebbe il peperoncino dolce di fiume, oppure, come ho detto anche probabilmente, Frigidelli. Poi vediamo qual è la differenza tra Frigidelli, Friarielli e Friarelli, c'è la differenza tra la I e la E, vediamo qual è la differenza. Questo è un prodotto tipico del nostro territorio, con i suoi sapori, con le sue proprietà, che non si trovano ad altronde. Perché è tipico? Quindi vedete la forma, deve finire con una punta così allungata e soprattutto se andiamo a misurare la lunghezza, secondo il disciplinare che la Comunità Europea è stata presentata alla Comunità Europea, deve avere circa 8 cm. Perché diciamo sono la differenza? Perché noi queste chiamiamo friarielli, secondo sono le cime di rapa. Frigitelli sono perché si friggono, perciò frigitelli, e friarelli sono quelli là che è il nostro peperoncino dolce. Anche questa ha una storia, perché è stato portato in Italia, soprattutto nella zona di Napoli, nella zona, e soprattutto nella zona di Salerno, che Carla D'Angio amava moltissimo questo territorio, dai monaci cistercensi, i quali monaci quindi hanno fondato anche quella chiesa che sta lì a Scafati, e tra le rose portavano queste sementi anche proveniente dalla Francia, e questo peperoncino ben si ricorda già periodo della dinastia dei D'Angiò qui nel napoletano. Perché diciamo questo è interessante il nostro, a parte il sapore che è eccezionale, che sicuramente è inimitabile, abbiamo che innanzitutto ha un basso contenuto calorico, 100 grammi di questo peperoncino, o come a Napoli lo chiamano anche puparungiello fiume, viene chiamato anche a Napoli, ha queste caratteristiche, basso contenuto calorico, ricco di fibre praticamente, ricco di vitamine. 100 grammi di questo peperoncino ha 127 mg, dico 127 mg di vitamina C. Già questo lo potrebbe contraddistinguere da tutti gli altri peperoni per l'alto contenuto di vitamina C. Poi già è ricco di beta-carotene, è ricco anche di altre sostanze che hanno un grande ritorno nella salute umana per gli effetti benefici. Vediamo un po' quali sono i maggiori benefici legati per la salute umana, legati al consumo di questo peperoncino. Hanno una forte azione antiossidante. Voi sapete che oggi tutti si parlano di antiossidanti, gli antiossidanti sono quelli che proteggono il nostro organismo da varie patologie, quindi il peperoncino ha una forte azione antiossidante. Porta anche una migliore la vista, quindi protezione della vista, un'azione dimagrante per il basso contenuto di calorie ma anche per la ricchezza di fibre, maggiore protezione del sistema immunitario. Come cucinare il peperoncino? Noi ovviamente lo cuciniamo, lo consumiamo fritto, però la scienza ci consiglia di consumare il peperoncino al vapore per gustarne tutte le proprietà salutistiche. Beh, a voi diciamo la scelta, sebbene quindi credo che molti preferiscono fare il famoso peperoncino con la carne e con la pizzaiola, perché è uno dei piatti caratteristici di questo territorio, che ha anche la sua valenza nella nostra salute. Quindi, diciamo, consumiamo i peperoncini del nostro territorio, che è un prodotto di eccellenza, e speriamo che non ce lo facciamo strappare dagli altri, quindi queste proprietà così eccezionali di questo vegetale. Grazie.